Fu la fine di maggio. La pizzicheria si riapriva col nuovo gestore consigliato dalla signora. E una mattina, prima ancora di iniziare il lavoro, Maciste fece partecipe tutta Via del Corno di un suo vecchio sogno finalmente realizzato. Che meraviglia, eh? Che macchina! Questa non è una macchina, è un modello di precisione, ve lo dico io. Sì, che fa? Signore, un motore che è una meraviglia, eh? Nella legge dei contrari, lui cavalli di fretta, però va su quelli a motore. Questa può fare più di 100 all'ora. Accidenti. Ora tu vedrai che pulli. Forza, forza, centauro! O che la si mette a fare sciocchezza anche lei? Sembri un palombano! Sembri Brilli Peri al circuito del Murcia. Che mi fa fare la volatina? Sì, su, volta, attenzione, volta. Attenzione, ragazzi! State attenti, un corrente forza. Tanto! Dai! Siate prudenti! Ciao, vecchina, siamo in fuga! Ciao, Mario! Ehi, ehi, ma che è domenica oggi? Il suo Corrado fa domenica quando vuole. Vuol dire che farò una passeggiatina anch'io. Vuol venire? Ci mancherebbe altro. Vieni, Bianca! Senta! È meglio della motocicletta questo, sa? Non ci vuole mica molto, basta ragionare un po'. Perché? Crede che io non ci ragioni? Ma però da solo non ci arrivi, eh? Hai bisogno che qualcuno ti spieghi chi ha conciato Alfredo in quel modo. No, ora lei mi prende per un biscolo per davvero. Che siano stati i fascisti è fuori discussione. Ma che sia stato proprio lui, Carlino, mi sembra una cosa troppo sfacciata. Già. Certo, le bastonate non sono cambiali, la firma non si vede. L'hanno presa alle spalle, nemmeno Alfredo le ha riconosciuti. Ma questo cambia forse qualcosa. D'accordo, non cambia nulla, soltanto che, sì, certo, in tutte le rivoluzioni ci sono dei mascalzoni. Però non si può mica dire che tutte le idee siano sbagliate. Se gli antifascisti fossero tutti come lei, o come qualcuno degli operai della tipografia dove io lavoro, allora sì. Ma in generale l'antifascismo cosa ha saputo fare? Si è ritirato, come si chiama, sull'Aventino. E ha lasciato il campo libero. Ora, io avrò anche torto, ma per me chi scappa è sempre un vigliacco. Già, ma tu confondi chi scappa con chi, almeno per il momento, ha perso. Una volta che tutte le forze dell'ordine, il re e compagnia bella si sono messi dalla parte dei fascisti, te lo sei mai chiesto che cosa vogliano i fascisti? Ma... E allora? E allora? Voi altri cosa fate? Se tu hai voglia di fare, non mancherà l'occasione. Andiamo, su. Va sempre peggio. Non mi dica nulla. Non sappiamo nemmeno più come pagare l'ospedale. Dovremo deciderci a cedere il negozio, questa è la realtà. Ormai, a furia di prestiti, la signora ci ha nelle sue mani. Siete giovani, l'importante è che Alfredo guarisca. Ah, ecco che viene Corrado. Certo, se non mi assistesse questa speranza. Su, su, fatti coraggio. Su. Mi scusi, non volevo disturbare. No, no, per carità. Venga pure, tanto ormai lei è di casa. Margherita! Eccomi, ora vengo! Come va? Così, come al solito. Ah, ma lei perché si avvilisce così? Guai. Su, un bel sorriso. Brava, non si sente meglio ora? Dica la verità. Sarebbe troppo facile. Lei è allegro. Si vede che è innamorato. Faccia presto. Sono sicura che Bianca la sta aspettando. Sì, lo so. Arrivederla, Milena. Arrivederci. Del resto il sorriso le dona, creda a me. Strano. Più ci parlo con Milena, più mi convinco che è una donna eccezionale. Ha una forza d'animo tale... Milena ti piace? No, non fare la bambina. Va bene, non mi piace. È guercia, è zoppa, fa paura. Quando la si incontra ci si deve voltare dall'altra parte. Contenta ora? Milena è una mia cara amica. Ti proibisco di mancarle di rispetto. Beh, senti, trovi sempre un pretesto per rendermi nervoso.
sei proprio diventata... Perché ti adiri? Non mi vuoi dare un bacio? Clara! Stasera non ti lascio andare via se prima non mi dai una risposta. Non capisco perché debba essere proprio tu a fare resistenza. L'esame di macchinista è andato bene. Mia madre è disposta a cederci la sua camera matrimoniale. Cosa aspettiamo? Te l'ho già detto prima. Se ci si sposa ora, mia madre deve smettere di lavorare per guardare la casa. E con quello che guadagna mio padre si morirebbe di fame. Ragion per cui tu ed io dovremo stare 3 o 4 anni sull'albero a cantare. Ora è tardi, voglio tornare a casa. Dammi un bacio. Sì, ora mi bacio e poi ricominci da capo. Si capisce che ricomincio da capo. Non si può mica resistere così fino al giorno del giudizio. Ciao, splendore. Via del Corno ti porta bene, eh? A me? Non di certo a me. Io tutt'al più ci posso trovare la dannazione. Perché? Nanni la trascura? Beata l'innocenza. Sì, Nanni mi trascura. Ma tu sei sempre così dolce anche con la Bianchina. Vorrei proprio sapere che cosa vi dite tutte le sere lungo l'Arno appiccicati contro il muro. Facciamo l'amore. Siamo fidanzati, no? Ah, ecco, fate all'amore. Beati voi. Senti, Elisa, se io non vengo con lei impazzisco. La sogno anche di notte. E mi sembra di non voler più bene a Bianca. Oh, questa poi è una dichiarazione. Dico sul serio. Ma i soldi ce li hai? Ho riscosso stasera la settimana. Non ti preoccupare, non costo tanto. Andiamo. Sarà bene che in Via del Corno entri prima io. Non mi piace che mi vedano con gente di conoscenza. E poi, maldicenti come sono, direbbero avvezzo male i minorenni. Io non sono un minorenne. Sono un uomo libero e non devo render conto a nessuno. D'accordo, ma se Via del Corno non ci vede è meglio anche per te, no?